Gli eroi siracusani della prima guerra mondiale passati in rassegna dall'Associazione Nazionale Carabinieri e dalla Lampadoria. Riflettori questa volta sul sergente Vincenzo Carelli, classe 1895, netino, che faceva parte del 10° reparto d'assalto degli Arditi, impegnati sul fronte austriaco, e medaglia d'argento al valor militare. La figura di Carelli è stata tratteggiata da Benedetto Brandino alla presenza del sindaco ignoto Bonfanti. Cosa ha lasciato una figura importante quale Vincenzo Carelli? Ha lasciato tanto, perché praticamente sono quei valori degli uomini, dei ragazzi del 90, degli anni 90, di una volta, del 1890. Evidentemente sono dei valori che a noi adesso, dopo più di 100 anni, tendiamo un pochettino a scordare, a non valorizzare come dovremmo. E episodi come questo, questa diciamo, iniziativa che tende a porre in risalto eroi di un tempo in un contesto molto diverso dal nostro, non può che arricchire la nostra conoscenza di quelli che sono stati i sacrifici di una volta, i sacrifici di chi ha sacrificato la propria vita o la propria gioventù per un ideale patriottico che oggi purtroppo stendiamo un pochettino a comprendere. Sono questi piccoli atti eroici che hanno generato poi, che hanno determinato la vittoria della grande guerra. E mio papà, la figura di mio papà, medaglia d'argento e medaglia di bronzo appena ventenne, buttato con un moschetto in mano con la baionetta in un reparto d'assalto, testimonia come questi ragazzi valorosi hanno sacrificato tutto, hanno sacrificato affetti, alcuni con grandi mutilazioni, altri perdendo la vita, hanno sacrificato tutto per un ideale, e speriamo che questo possa un pochettino entrare nelle coscienze dei giovani d'oggi e far capire che questi valori sono quelli che devono essere sempre alla base della nostra vita. Stiamo parlando della prima guerra mondiale, insomma, quando si andava veramente a morire per un ideale di patria, ma soprattutto contro gli austriaci. Sì, sicuramente, come ha già detto il dottore Brandino, si è passati da una guerra di trincea con gli Arditi, di cui mio papà faceva parte, a una guerra di assalto, cioè si usciva dalle trincee e si andava all'assalto, ai corpo a corpo, perché allora combattevano con i moschettino, quindi un solo colpo, dopo c'era la baionetta e c'erano questi corpo a corpo che determinavano la morte tua, vita mea, che era uno dei motti che ripeteva sempre mio papà. Chiaramente, per poter vivere bisognava uccidere, non c'era altra scelta. Un ricordo che è proprio anche di Valentino De Jesu, perché insomma era il nonno. Sì, un ricordo veramente eccezionale, perché ho avuto il piacere di crescere a casa di mio nonno fino a una certa età, e quindi ho acquisito anche dei valori importanti che poi alla fine si sono conclusi con l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri. Lui era un personaggio veramente speciale, ha sacrificato tanta parte della sua vita per cercare di fare del bene e di difendere soprattutto la patria e tutto quello che ci circondava. Grazie a lui, come tanti altri, finalmente abbiamo avuto poi la democrazia, la libertà, e quindi questo dobbiamo dare spazio alla figura di queste persone. In particolare mi fa piacere perché anche si parla di mio nonno, e poi anche perché l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione Nazionale Carabinieri non porta avanti il discorso solo sulla figura degli eroi dell'Arma dei Carabinieri, ma anche gli eroi di qualsiasi altro corpo.